L'auto quindi nel corso della storia è stata capace di abbattere muri e barriere dentro e fuori di noi. I treni non bastavano più. La libertà ora era una ricerca individuale, non più collettiva. L'auto ci ha permesso di andare dove vogliamo, quando vogliamo, con chi vogliamo, senza dover sottostare a percorsi tracciati da qualcun altro per noi. In the taxi on the way to me. Of the window and the words that fly to the pouring rain. Oh, no. And she's searching through the stations for an unfamiliar song, and she think about the places that he knows that she belongs. She smiles a secret mind because she knows exactly how to carry on. Nella storia che segnano un prima e un dopo. E ciò che vi sto per raccontare è accaduto più di 135 anni fa. Era il 5 agosto 1988, una calda giornata come tante altre nel Granducato di Baden. Karl era un inventore orgoglioso, ma un po' scoraggiato dal fatto che la sua creazione non avesse avuto il successo sperato. Mentre Berta era sua moglie. A quel tempo, nella Germania imperiale, alle donne erano precluse un sacco di cose, per esempio l'accesso universitario, così come la maggior parte delle cariche lavorative. Ecco, le donne non potevano anche votare, insomma, molte cose che noi diamo per scontate, all'epoca le donne non potevano farle. Indovinate un po' a che cosa erano destinate? Dai, la sapete questa, a fare figli e all'accudimento dei figli e della famiglia. Beh, non per Berta. Beh sì, Berta aveva due figli. Sì, era sposata con Karl, che potremmo chiamare una specie di start-upper ante litteram, al quale non gli era andata proprio benissimo per il momento. E sì, apprese anche dal padre svariate nozioni di meccanica. Insomma, era una tipa un po' svitata questa Berta. Questa svitata, che nel 5 agosto del 1988, consapevolmente o inconsapevolmente, lasciamo il beneficio del dubbio, cambiò la storia del mondo moderno con un pizzico di azzardo. La 39enne Berta inforcò l'invenzione del marito e ufficialmente andò a trovare la madre percorrendo 106 chilometri in 12 ore. Cioè, 12 ore, andando da Mannheim a, questa è difficilissima, Pfotz,
Pforzheim, maledetti tedeschi, troppo difficile queste città. Lo fece a bordo della prima vera automobile della storia, la Benz Patent Motorwagen. Eh sì, Bertha Benz, moglie di quel Carl Benz, decise di mostrare al mondo che... Ecco, alzate la mano, chi lo conosceva questo? Tutti, avete tutti una... Sì, dai, avete... Come in tre hanno alzato la mano? Avete... Ecco, bravi, non fatemi sentire anziana. Ma non fatevi ingannare dalla parola automobile, perché quella che condusse la signora Benz era una specie di chimera mitologica, una carrozza ma con tre ruote, formalmente un triciclo, detta così non era proprio il massimo. Non aveva i cavalli, ma aveva un motore a scoppio. E non pensate sia stato facile, perché ogni due per tre Bertha ha dovuto fermarsi lungo la strada per svariati problemi tecnici, ovviamente. Pensate che si è fermata in farmacia ad acquistare la ligroina, l'etere di petrolio, il carburante necessario per far avanzare questo strampalato mezzo. E sì, le farmacie sono stati i primi benzinai della storia. Questa vi concedo di usarla domani a cena con gli amici, ve la vendete, fate una figurona. Un mezzo strano questa Patent Motorwagen, che nelle 12 ore di viaggio che Bertha affrontò con i suoi due figli suscitò tanti sentimenti negli spettatori di quello che era a tutti gli effetti un vero e proprio show. Un po' di ilarità, un pizzico di derisione, ma anche stupore e paura. Lo sappiamo tutti, le novità fanno sempre un po' di paura, soprattutto se poi a presentarcele, è una donna. Le signore che erano lì lungo la strada dicono: ma signora mia, dove andremo a finire? Bellissimo, scusate. Vabbè, io l'ho immaginata così, magari le signore per strada non l'hanno detta. Ma fermiamoci a quel signora mia, dove andremo a finire. Siamo andati a finire che questo episodio ha segnato la storia, ha cambiato tanti dei nostri paradigmi. Le nostre incrollabili certezze a un certo punto hanno iniziato a traballare. Perché concetti come tempo, libertà e movimento sono stati capovolti dal coraggio di questa donna impavida e soprattutto dall'invenzione rivoluzionaria del suo marito start-upper all'epoca un po' sfigato dopo non tantissimo. Perché da che mondo è mondo, il lavoro di squadra è una figata pazzesca, anche se a volte è un po' una rottura di palle, ammettiamocelo. Il triciclo a motore di Carl Benz ha dimostrato all'umanità di fine Ottocento che ci si poteva muovere come individui, senza dover aspettare il passaggio di un treno, che si poteva andare veloci anche senza aver bisogno di un cavallo. E ci ha insegnato che la scienza e la tecnica erano solo all'inizio del loro lunghissimo percorso, che oggi, più che mai, sta andando inquietantemente veloce. Bertha Benz fu la prima donna a guidare, anche se non sapeva che la guida sarebbe rimasta cosa da uomini. Sapete, le auto fino a poco tempo fa venivano ritenuti oggetti pericolosissimi, non tanto perché si facevano incidenti, perché potevano far venire in testa delle idee strane a queste donne, tipo che possono spostarsi liberamente. Infatti in Arabia Saudita, fino al 2018, le donne non potevano guidare, per legge. Pena? 10 frustate, così imparano a stare al loro posto. Per lavoro provo davvero tantissime auto, dalle più popolari e intramontabili, come, non so, la Panda, a quelle più esclusive. Ho questa fortuna. Una volta, mentre scendevo da una cattivissima McLaren, un tizio si è avvicinato e mi fa: ma la guidi tu quella lì? Non so, mi sono girato e ho detto: ma sono appena scesa dalla macchina, perché mi ha chiesto se la guido io? Beh, sappiate che cercheranno di delegittimarvi anche di fronte all'evidenza, cosa che a me succede tutti i giorni. Ma voi non concedeteglielo. Raccontatevi invece la vostra storia, che andrà sicuramente meglio. Like it.
Ricordo quelle Mercedes degli anni 80, completamente scassate. Ti dicevano che erano nuove, nonostante avessero 20 anni alle spalle e qualcosa come 470.000 chilometri. Che strano che è il concetto di nuovo, non trovate? Nuovo perché è prodotto da poco? Nuovo perché è usato poco e quindi ancora nuovo? Oppure nuovo perché sei povero, hai vissuto sotto una vera dittatura e automaticamente qualcosa di appena acquistato, anche se ha 20 anni di storia alle spalle, per te è pur sempre una novità. Se guardate attraverso le lenti della povertà, le parole acquistano un significato completamente nuovo. Non solo la parola nuovo, ma anche parole come libertà di pensiero e libertà di movimento diventano tutt'altro. Le case albanesi avevano gli occhi e anche le orecchie, nel senso che c'erano le microspie in casa per sapere se qualcuno stesse anche solo pensando qualcosa da ridire nei confronti del governo. E che dire della libertà di movimento? In Albania nessuno aveva il passaporto, perché non si potevano valicare i confini, a meno che non lo volesse il governo. Del perché in Albania le Mercedes fossero così diffuse non c'è una vera e propria spiegazione. Sono tutte più o meno illazioni. Qualche connazionale direbbe perché erano resistenti per strada di Albania, post-comunista ovviamente. Questo dicevano. Io non ci ho mai creduto fino in fondo a questa spiegazione, perché quando in Albania qualcuno ti dice che ha un Mercedes, vedi che gli brillano completamente gli occhi. Quello è status. Possedere una Mercedes significa essere qualcuno, convalidare la propria esistenza su questa disgraziata terra in cui si sono sofferte fame e paura per troppi anni. Arrivare a possedere qualcosa di tuo non era la normalità all'epoca. La dottrina marxista non lo permetteva ovviamente. Ma con l'arrivo della democrazia, possedere qualcosa, se poi percepito come lussuoso, beh, che goduria. Il dittatore albanese, mentre la popolazione rimaneva in fila per ricevere 100 grammi di carne a settimana per tutta la famiglia e non per se stessi, possedeva delle Mercedes SL600, delle limousine extra lusso. E le usava segretamente, ovviamente, perché non voleva farsi vedere, durante i suoi viaggi fuori Tirana. Sì, plurale perché ne possedeva più di una. Le usava sempre, tranne quando arrivavano i capi di governo comunisti. In quelle occasioni sfoggiava una macchina molto sovietica, una Gaz 12 Zim. L'ipocrisia, lo sappiamo, è di questa terra. L'importante è saperla riconoscere. Forse l'essere umano è fatto per emulare, a volte anche le persone che non apprezza. In Albania i sentimenti nei confronti del dittatore erano amore e odio. Profondi, entrambi i sentimenti. Mescolati indistinguibilmente alla paura. Lui rappresentava ovviamente lo status. Quello status forse da emulare, quando si sarebbe potuto fare ovviamente. Succede un po' anche con gli influencer oggi, sapete, visceralmente desideriamo avere la vita di quelli famosi e ricchi, anche se loro come persone non ci piacciono affatto, anzi un pochettino li schifiamo pure.
Ecco che il desiderio di emulazione degli albanesi viene proiettato in un'auto di lusso, tra le poche, pochissime cose straniere che valicavano i confini, ad uso esclusivo di una elite che aveva completamente perso il contatto con la realtà. Lo status è simbolismo e non per forza deve essere rappresentato da qualcosa di incredibilmente costoso e elitario. Conosco albanesi che hanno provato la Coca-Cola per la prima volta in vita loro negli anni 90 e che ne conservavano la bottiglia come se fosse un cimelio di valore inestimabile, quando in realtà era una bottiglia di plastica. Quando mi hanno raccontato questa storia mi si è gonfiato davvero il cuore di tristezza. L'auto rappresenta ancora oggi uno status symbol, rappresenta un sentimento di rivalsa che si fa avanti soprattutto quando prima non avevi niente. È una dimostrazione tangibile di esistenza, quella che grida guardami, di un qualcuno che ce l'ha fatta. Non importa che cosa ci sia dietro, il raggiungimento di uno status ci appaga, ma è effimero, ci gratifica in modo illusorio, mentre dall'altra parte ci corrode l'anima. Oggi in Albania, nei paesi emergenti, ma anche in Italia, avere una macchina di un certo genere ci definisce, ci sentiamo molto più fighi. Avere una Ferrari vuol dire essere importanti. Ecco, una Ferrari non la puoi comprare solo se hai il denaro. Qualcuno decide che tu puoi averla perché sei importante. Una Lamborghini è appariscente, una palla da discoteca, tutti si gireranno a guardarti. E se hai danari, quella sì, puoi comprarla. È esclusivamente ricca. Guidare una Lamborghini è divertente. Per la settimana in cui l'ho avuto è stato bellissimo, ma alla fine è come un anestetico. Ti fa andare così forte, non solo con il fisico, ma anche con l'ego, che finisci per non sentire più niente, anche le cose più belle. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. I told that girl that my prospects were good. And she said, baby, it's understood. Working for peanuts is all very fine. But I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And maybe I love you. Beep, 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 yeah. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And maybe I love you. I told the girl that I started right away. When she said, listen, baby, I got something to say. I got no car and it's breaking my heart. But I found a driver and that's a star. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And maybe I love you. Lo abbiamo detto, nel corso della storia la ricerca della libertà è passata anche attraverso l'auto, soprattutto per noi donne. L'unico casco che una donna deve mettersi è quello del parrucchiere. Questo è ciò che si sentì dire Maria Teresa De Filippis da un direttore di gara. Beh, la De Filippis fu la prima donna a pilotare una monoposto di Formula 1, di un gran premio ovviamente. Quante cavolate dobbiamo sentirci dire noi donne? Che pazienza. Comunque, ci sono genitori che mi scrivono spesso dopo aver guardato i miei video e mi dicono, ho una figlia di 8 anni e vorrei che da grande fosse come te. E io, che non credo di avere assolutamente nulla di speciale, rispondo sempre, come me è come? In che senso? E loro mi rispondono, libera, libera di scoprire senza paura ciò che vuole fare della sua vita. Signora mia, se solo sapessero quanta paura fa cercare di... scusate, la rifaccio un attimo.
libera di scoprire senza paura ciò che vuole fare della vita. E io dico sempre, signora mia, se solo sapessero quanta paura fa cercare di scoprire cosa si vuole fare da grandi. Ma la libertà, lo sappiamo, ha un prezzo. E lo sanno bene anche Thelma e Louise, le protagoniste di uno dei road movie che ha fatto la storia, film diretto da Ridley Scott. Per queste due donne, il mezzo che conduce a scoprire di che cosa sia fatta la vita vera, quella più autentica, più ruvida, più dolorosa, è proprio un'auto, una Ford Thunderbolt. Quella Thunderbolt, per le due amiche, è uno strumento per raggiungere una libertà. Una delle tante possibili. Libertà di sentirsi vive, oppure libertà di essere autentiche e non imbrigliate dai dettami della società. Scegliete voi, perché Thelma e Louise possono rispecchiare un po' tutte noi. Ecco, se potete evitare di buttarvi nel burrone così nel Grand Canyon, sarebbe anche meglio. L'auto, quindi, nel corso della storia è stata capace di abbattere muri e barriere, dentro e fuori di noi. I treni non bastavano più. La libertà ora era una ricerca individuale, non più collettiva. L'auto ci ha permesso di andare dove vogliamo, quando vogliamo, con chi vogliamo, senza dover sottostare a percorsi tracciati da qualcun altro per noi. In tutto, nell'intimità della nostra bolla, l'auto come involucro dell'anima che ci protegge da ciò che c'è fuori. Ma soprattutto l'auto ha democratizzato la libertà di movimento. Negli Stati Uniti, Henry Ford, grazie all'invenzione della catena di montaggio, messa in atto per produrre Ford Model T, ha abbattuto i costi di produzione. Ora finalmente anche gli operai potevano permettersi un'auto. Sì, ma a che costo reale? Ogni cosa ha un costo, nulla è a somma zero. Ce lo ricorda Charlie Chaplin in Tempi moderni, il suo film del 1936, con quella famosa scena in cui si portava il lavoro a casa e andava in giro facendo questi movimenti, replicati inconsapevolmente, perché talmente tanto interiorizzati. In una sola parola, alienazione. Che cambia e si trasforma nel tempo. Prima era la fabbrica, poi si è aggiunta la TV, ora si sono aggiunti anche l'infinito scrollare dei social. C'è sempre qualcosa che cerca di insidiarci. Il lavoro che ci rende indipendenti e schiavi allo stesso tempo, grazie al quale produciamo strumenti di libertà, come le auto. Una libertà che ci ha portati alla cieca corsa a scavare nelle viscere della terra per cercare petrolio per muoverci e che oggi ci porta a scavare nuovamente nelle viscere della terra per cercare cobalto, nickel e litio per le batterie delle auto, elettriche ovviamente, ma anche per i vostri smartphone, per i computer e tutte le cose che hanno una batteria dentro. L'auto si inserisce quindi in un sistema complesso, complesso come un tessuto dalla trama particolarmente elaborata, al quale basta tirare un piccolo filo per rovinarne la bellezza. Rincorriamo il benessere distruggendo ciò che troviamo sul nostro cammino. Abbiamo prodotto talmente tante auto che ci siamo ritrovati prigionieri di ingorghi in grandissime città e ne siamo talmente stufi che stiamo cercando di fare il percorso inverso. Condividiamo le auto, ritorniamo al treno, usiamo le biciclette e cerchiamo sempre più nuove soluzioni. Quindi mi domando, l'auto ci sta portando ancora verso la libertà oppure è un'impeccabile seduttrice? Started from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. And me and myself got nothing to prove. You got a fast car, I got a plan. Together out of here, I've been working at a convenience store. It matters to save you just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border out into the city. You and I can both get jobs and finally say what I miss being living. See, my old man's got a problem. He live with a bottle, that's the way it is. His body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left it. She wanted more from life than it could give. I said, someone has got to take care of him. So I quit school, that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? It's scared to make a decision. Leave tonight and leave die this way. I still remember when we were driving. Driving in your car, speed so fast, I felt like I was drunk. The city light lay out before, and your arms went night, wrapped around my shoulder. And I
entertain ourselves, you still ain't got a job. And I work in a market as a checkout girl, I know if it will get better. If I'm working, I'll get promoted. Well, my body's shelter, I buy a bigger house and live in the suburb. So remember when we were driving in your car, speed so fast, it felt like I was wrong. The city light lay out before, and your rampant nights wrap around my shoulder. Beh, in realtà non lo so esattamente, perché ho una sfera di cristallo a casa, ma è rotta in riparazione e purtroppo non so quando arrivano i pezzi di ricambio. Quindi possiamo provare a fare un esercizio, quello che facevano gli scrittori di fantascienza: immaginare il futuro. Tanto è pura immaginazione, no? Non si rischia niente, anche se sbagliamo. Però per immaginare il futuro dobbiamo un pochettino vedere come si ragionava nel passato. Negli anni 50, in piena corsa allo spazio, credevano che oggi avremmo avuto auto come astronavi, come piccoli UFO, essenziali negli interni e sovrastate da una piccola cupola, come il prototipo Astra Gnom, pensato per le donne ovviamente che dovevano portare i bambini a scuola. Oggi invece smaterializziamo e digitalizziamo tutto quello che ci capita sotto tiro. Nel futuro infatti c'è la digitalizzazione. Lo facciamo con i documenti, con i ricordi. Chi di voi stampa le foto? Probabilmente nessuno. Dovreste ricominciare a farlo, perché quei ricordi digitalizzati si potrebbero anche perdere. Vogliamo a questo punto anche digitalizzare l'auto, perché no? Il guidatore si smaterializza sempre di più, demandando all'auto tante cose che ci annoia fare. C'è il parcheggio automatico, c'è il mantenitore automatico di corsia, c'è il cruise control. Insomma, stiamo andando verso la guida autonoma? Questo è il futuro che ci attende? Beh, si parla di guida autonoma da più di 15 anni e a farlo sono soprattutto degli imprenditori considerati visionari, spesso e volentieri un pochettino mitizzati, proprietari di marchi che plasmano il mondo e la nostra quotidianità. Li chiamano anche tecnofeudatari. Elon Musk nel 2015 promise che le sue Tesla sarebbero state capaci di guidare autonomamente entro il 2018. Inutile dire che questa cosa non si è mai realizzata. Che poi Elon Musk lo dice da 10 anni e in continuazione ogni anno sposta di un anno in là la data. Da un lato c'è il trend, ma anche una necessità, no? Quella di digitalizzare tutto. Dall'altro c'è il volere di liberarci dallo stress della guida, per vivere l'auto come il salotto di casa, dedicandoci alla lettura e ai propri affetti, alla conversazione e all'esercizio intellettuale. Vedete come anche in questo caso torna di nuovo il concetto di libertà. Sempre insito in noi considerare che qualcosa che facciamo da tanto tempo debba per forza finire per imprigionarci e renderci schiavi. E quindi subito corriamo ai ripari per trovare un modo per liberarcene. Che poi per me e per tante persone guidare è anche un piacere. Quella è una bolla personale. Guidare mi aiuta a spazzare via i brutti pensieri e finisce poi per diventare un'estensione di me stessa, dei miei stati d'animo. Se sono felice, guido in un modo. Se sono in pace con me stessa, guido in un altro. E se sono incazzata, beh, che ve lo dico a fare? Lo sapete tutti, lo fate anche voi. Vi conosco, mascherine. Ma poi ci penso e dico, beh, a volte non dover guidare potrebbe anche piacermi. Perché no? Sapete, io ho un'auto totalmente autonoma, l'ho provata a San Francisco. Tra i vari reportage che faccio ci sono tecnologie e auto e ho la fortuna di andare in giro per il mondo, ho provato un robotaxi e senza guidatore. Quindi sì, queste macchine esistono, funzionano, sono ancora in via puramente sperimentale in alcuni paesi del mondo, ma gli abitanti del posto non le sopportano, addirittura le sabotano e gli mettono sopra i coni quelli dei lavori in modo da bloccarle, perché proprio gli stanno qua. Diciamo che i robotaxi sono troppo ligi al dovere, non hanno un minimo di flessibilità, sono macchine e quindi a noi danno un po' fastidio perché non sono in grado di leggere per niente le situazioni e è così. Nonostante questo però anche le persone più razionali ne rimangono completamente affascinate. Mi sembrava di essere su un set cinematografico. L'auto arriva davanti a te, come avete visto, ti apre la portiera, sali, allacci la cintura e l'auto parte. Il volante si gira da solo e sembra totalmente magia e prende decisioni da sola. Che poi prende decisioni, calma con le parole perché non è proprio corretto. Anche lì è un'illusione dal sapore magico, perché l'auto prende dei segnali da fuori, prende tantissimi dati
li elabora statisticamente, in modo molto freddo, e sceglie l'azione più sicura da intraprendere. È così che funziona l'intelligenza artificiale. Anzi, quella della guida autonoma che avete visto è proprio intelligenza artificiale. Pochi secondi di paura e di incertezza iniziali, appena il tempo però di razionalizzare cosa mi stesse accadendo, la paura si è trasformata in normalità. Ma ci abituiamo così in fretta noi esseri umani all'ambiente che ci circonda? Ebbene sì, come l'acqua troviamo i nostri spazi in mondi che qualcun altro ha creato per noi, non importa quanto siano difficili o distopici. La sopravvivenza prima di tutto, e noi su questo siamo proprio dei professionisti. Ma davvero non guideremo più? Beh, forse o forse no. Alla fine della fiera nessuno ha avuto il coraggio di dire che questa roba è un po' una cazzata utopistica. Continuiamo a riempirci la bocca di queste parole, guida autonoma. Ha un sapore di futuro e un po' di magia. D'altronde il nostro cervello è completamente affascinato da tutto ciò che è inspiegabile, dal mistero. E ci piace poi pensare che l'essere umano sia così onnipotente da poter rendere tutto possibile. Anche avere un'auto che si guida da sola da un'entità magica e misteriosa. Mi viene da sorridere, ed è un sorriso però un pochettino amaro, perché stiamo spostando solo il problema. Non guidiamo noi, smaterializziamo la gestualità della guida, ma per far sì che l'auto guidi da sola servono più ingegneri che programmino le auto, più scienziati che studino l'intelligenza artificiale, più etichettatori sottopagati che allenino l'intelligenza artificiale e più energia che elabori i dati in cloud delle auto connesse autonome. Il voler digitalizzare, facendo sparire qualcosa come per magia, ricade sempre a cascata su qualcun altro, magari meno fortunato di noi. Che ve lo dico a fare? Però l'effetto magico è ovviamente illusorio. Cioè, non so se lo sapevate, ma quelle cose che faceva, come si chiama lì, David Copperfield negli anni 90, non erano mica magia. Il termine corretto è illusionismo, proprio perché sono illusioni, sono dei trucchi belli e buoni. Ecco che torniamo quindi alla somma zero, quella somma zero che in fin dei conti non esiste proprio. L'automazione, anche delle care vecchie automobili, ha un costo che non sempre vediamo, perché siamo completamente intontiti da quell'effetto wow che abbiamo visto prima. Continuo a domandarmi se ci attenda un futuro in cui regnerà l'efficienza più estrema, in cui delegheremo le cose più noiose alle macchine, per pensare solo a ciò che amiamo fare. Ma se non affronteremo più le cose che odiamo, come faremo a capire che cosa amiamo per davvero? Grazie. Is it fast enough so we can fly away? I'm scared to make a decision. Leave tonight and leave die this way. I still remember when we were driving in your car. Speed so fast I felt like I was drunk. The city light lay out before, and your arms felt like rubber on my shoulder. Entertain ourselves, you still ain't got a job. And I work in the market as a checkout girl. I know things will get better if I'm working. I'll get promoted. We'll move out of shelter. I buy a bigger house and live in the suburbs. So remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was wrong. City light lay out before, and your arms and nights wrap around my shoulder. And I had a feeling that I belong. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You had a fast car, I got a job to pay all I feel. Say you're drinking late at the bar. Some more your friend to you to your case. I'd always hope for better. But maybe together you and me will find it. I got no place, I ain't going nowhere. I take your fast car and keep on driving. So remember when we were driving in your car. It's
speed so fast, I felt like I was wrong. The city light lay out before, and your eyes felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belong. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Fast enough so you can fly away. I'm scared to make a decision. Leave tonight and live or die this way.